Porca miseria, scemolette! Ciao, sedia, ciao, ciao! Vabbè, dai, Sfred, non ti metto a fare in questa maniera! No, mi metto a fare in questa maniera e come? Oh, ce l'abbiamo fatta, finalmente! Sì, sì, ci siamo riusciti, dolcetto, sono finito! Finalmente ho finito questa tragedia, scemolette, della sedia rotelle! Ok, come faccio adesso io a dormire sulle tue ginocchia? In giro, poi? Ma dolcetta, ma mi stai prendendo in giro, scemolette? Basta che mi seguo sul letto, ti metti di sopra di me e dormiamo! Appunto, cioè, ma ok, questi sono fatti vostri! Ma comunque, Spencer, devi un attimo riabituarti a camminare, non sarà felice, sarà facilissimo! Beh, in effetti hai ragione, però comunque, cioè, pian pianino magari mi inizierò a riabituare! Beh, sì, in effetti sì, dai, pian pianino, mi raccomando! Quindi dovrò aiutarlo io? Beh, sì, ovvio, staci sempre attenta a fianco, va bene? Beh, d'altronde... Capito, sempre attenta a te, ok. Sì, ok, va bene, ti ringrazio, Noob. Ciao, Spree, qualsiasi mancamento, ciao, dimmelo. Va bene, Noob, ci vediamo, ciao, grazie ancora. Ciao, Spree. Oh, sciabolette, dolcetta, ma secondo te... Ma quindi ti senti di camminare abbastanza bene? Sì, sì, ma secondo te, dopo questa notiziona bellissima, quanti like deve ricevere questo video? Quanti? Cioè, ti rendi conto? 100 per ogni passo, 100 per ogni passo che riesci a fare. Assolutamente, cioè, ti rendi conto? Guarda, 1, 2, 100, aspetta, sto sbagliando, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ogni passo 100 like, lasciate tutti i like, ci abbiamo letto questa notiziona bellissima. Ragazzi! Voi non avete idea di che cosa ho passato io, che non potevo ogni volta per saltare un blocco, mi sforzavo un botto gli addominali per saltare insieme alla sedia da rotelle, ma questa volta finalmente... Beh sì, diciamo che hai i muscoli da qua a qua e poi niente, però... Ok, ma non metterla in quella maniera, dai. Ok, sciabolette, mamma mia, oh, ma... Vabbè. Dai, tanto con i soldi che abbiamo potremmo farci una palestra in casa. Hai ragione. Dolcetta, avevo in mente una cosa, ok? Allora, ragazzi, vi ricordate che questi erano appunto i soldi che avevamo preso da praticamente il... dopo la banca, no? Abbiamo preso 10 milioni e abbiamo preso intanto anche 230.000 euro. Però io sto pensando, Dolcetta, nel fare un regalino a Sense. Sai che Sense praticamente ha una casa bruttissima, cioè ha una casa bella esteriormente. Beh, ha due case quello lì, però... Appunto, ma... cosa? È l'unico che non ha provato a rubarci i soldi, quindi... In effetti, se lo merita assolutamente rispetto a Crookedelux, quei perfidi, ecco. Quei farabutti! Non ci posso credere che hanno tradito la mia fiducia! Quelle... del cavolo! Amici, la ripagheranno loro la casa tanto! Esattamente. Vabbè, in ogni caso, vorrei fare un regalo a Sense, magari dargli almeno 3.000 euro, giusto per prendersi magari, non lo so, tipo, qualcuno per sistemare la casa, perché ci volete, guarda, esteriormente la casa è molto carina, è carinuccia proprio, è tipo, sai, una casa quella country. Dentro, che è il dentro, è puzzolente, appunto. Ma è proprio Sense, qualunque casa gli dai è così. Hai ragione. Vabbè, dolcetta, in ogni caso noi adesso appunto andiamo a dirglielo. E mi raccomando, spero vivamente che non spenda i soldi in altre maniere, perché altrimenti veramente mi incavolo come una bestia. Comunque, pian pianino. Insomma, cosa può spendere di Sense in maiali? Ma non solo, dolcetta, Sense ha dei contatti che veramente è meglio se non li ha nessuno del pianeta Terra. Effettivamente rivende le armi, però insomma. Appunto, Sense! Sense! Ecco, vedi, neanche era un campanello. Sense, mamma mia, ma chiudila questa finestra, Sense. Chiudi la finestra, Sense, aprici la porta, siamo qua, Sense. Che c'è? Che accade? Non vuole essere arrivato. Volevo darti praticamente. Dammila subito. Ho capito. Che cosa? Che cosa? Volevo darti 3.000 euro, Sense. Sì, dammi. Aspetta, li sto dividendo. Aspetta, mi serve del tempo. Aspetta, sono. Dai, su, anche se sono un pochino di più. 3.000. Oh, ok, perfetto. Sono. Sta morendo, dai. 3.000 euro. Ma, Sense, che cosa accade, Sense? Che c'è? Che cosa accade? Arrivo subito. Sense, tutto ok, Sense, dove Sense, vai? Sense, che cosa accade? Veloce, mi sgronda. Sense? No, aspetta, non dirmi che sto utilizzando i soldi per quello. No. Okay. Dolcetta. Ma perché qua? Perfetto. Grazie mille, Spider, mi hai dato la carta igienica. Veramente, no! Sto veramente morendo. No, Sense, non ci credo! La carta igienica? Ma stai scherzando? Erano i nostri soldi! Oh mio Dio, non ci posso credere, 3.000 euro buttati nel cesto, letteralmente! Ma dell'altro? Oh mio Dio, Sense, ma scherzi, erano soldi! Vabbè, ma sono soldi sporchi. Ho capito che significa. E come... fatto la cacca sopra. Oh mio Dio. Ti giuro, vai a pulire quei soldi. Ti giuro, con la carta, non lo so, con qualsiasi cosa vai a pulire quei soldi, va bene? Porca miseria, ti lasero tutto, Sense. Che schifo.
Sei un pazzo! Mio Dio, non ci posso credere, non ci posso credere, veramente. Ascolta, io non voglio toccare più soldi. Fammi vedere, fammi vedere. No, no, ma sono più, non sono più utilizzabili questi soldi. Senza, io ti volevo dare 3.000 euro perché appunto è stato che abbiamo vinto 10 milioni, ok, alla lotteria. Puoi magari chiamare qualcuno per sistemarti questo porcile di casa, Sense. Guarda qua, guarda qua. Ma ti sembra normale? Guarda, guarda che bella fila ho fatto. Lezioni di comportamento, qualcosa del genere. Ma che anche, c'è? Appunto, sì, appunto. Cioè, senso, cos'era quella? Cos'è? È giocato a carte, però con le tazzine è di te. Arte. Oh, arte contemporanea, immagino. Questo pure è arte. Scusa, cosa c'è cucinato tutto qua quello dentro? Che c'è nel pavimento è marrone. Qua dentro c'è cucinato un grillo. Ah. Vabbè. Ok, vabbè, sti cavoli. Senza, ascoltati, ti tolti 3.000 euro, ok? Però usali bene, va bene, usali bene. Tieni 3.000 so, euro. È urgente, prima. Grazie mille. Ah, ok, va bene. Lo so, era urgente, però adesso, per quanto spendi questi adesso soldi, spenderò questi per chiamarti soldi per sistemare la casa, no. La casa, la casa, la casa. Bravo. Bravo. Ciao, okay. Sense. Mi sto fischiando, ti prego, esci. Ecco, ho chiuso anche la finestra, ho chiuso anche la finestra, così almeno lui muore con i suoi stessi odori. Ah, perfetto. Porca miseria, dolcetta. Che schifo! Assurdo. Ma ti dico, ma proprio in casa di Sense veramente ha quell'odoraccio, sai, proprio di della parola che inizia con la M, finisce con RDA, però non lo prima dico. Prima se ha una pila di vestiti che è lì da settimane che ha più abitanti del nostro quartiere, ti prego. Ha più abitanti che sono microbi piuttosto che tutte le persone presenti all'interno della faccia della terra. Morca miseria. Ma quindi, se ti rendi conto, la sua casa da quando siamo entrati a quando praticamente siamo ad adesso non è mai cambiata, è rimasta sempre in quello stato. Ma infatti, ma te l'ho detto. Aspetta un secondo. Cosa? Sì, pronto? Cosa? Ah, sì. Sì, grazie. Con chi sto parlando, ragazzi? Certo. Con chi sto parlando? Ma ok, arrivederci. Grazie, no. Oh. Sì, certo. Oh, grazie. Lasciate like perché io voglio sapere con chi sta parlando. Lasciate tutti like. Sì, tutti. Sì. No, che cosa mi ha detto? Ah, quindi fra poco, fra non tanto tempo. Ok, perfetto. 48 ore. Grazie, la ringrazio tantissimo. Arrivederci. Ragazzi, non sto capendo. Stai parlando? Ma scusa, nessuno di importante. Pubblicità, sì, mi hanno chiamato per la linea telefonica. No, perché sembravi molto contenta quando stavi parlando al cellulare. Chi era? Sì, no, è perché io tratto bene le persone, lo sai. Ah, ok. No, è il loro lavoro, quindi. Sì, già. Ok, va bene, come vuoi te, dolcetta. Mi sento questo suono di meccanico, dolcetta? Lo sento anche te? Sì, è la TV. Non proviene dalla TV, sicuramente. YouTube. Ma proviene da fuori! Sense! Che cos'è quel coso? Cosa hai fatto? Ma sei pazzo? Ho sistemato la casa, più o meno. No, in realtà ho comprato un Mac. Sense, ma quella non è una casa sistemata. Ti sembra appunto una casa sistemata? Aspetta che giro tutta la visuale. Sense, ma tu hai speso 3.000 euro per un affare del genere inutilissimo. No, li hai spesi tu perché hai dato i soldi a me per comprarlo. Ho capito, ma non dovevi spenderli per una cosa del genere. Porca miseria, Sense, non ci posso credere. Per una cosa per bella, sistemare la casa. No, utile. Non è vero, non ho detto quello. Perché mi stai mettendo in bocca parole che non ho mai detto? Porca miseria, vediamo se è resistente a questo coso. Ok, è resistente, sì. Neanche armato, guarda. Oh mio Dio! Cosa hai fatto? Dove è andato? Ma sei pazzo, Sense? Cosa l'avrà distrutto? Non lo so. Niente, ho preso un cielo al volo. Ma stai per prendere il nonno? No, senza adesso scotte. Andiamo a vedere casa tua. Vediamo se hai fatto effettivamente qualcosa a casa tua. Andiamo a vedere se ha fatto effettivamente qualcosa. Almeno il mecha, non lo so, tipo, si è messo a fare la donna delle pulizie, il mecha. Però non credo proprio perché appunto è tutta sporca di cacca ancora questa casa. Ci sono più abitanti di prima, guarda, che esattamente schifo. Sense, veramente, basta. Sense, ma stai scherzando? Sense! Non basta. Si fa così, Rivendi. Ma poi. Che stai facendo? Vuoi andare a vedere le case degli altri? No. Che significa vuoi andare a vedere le case degli altri? Loro le hanno sistemate. Non ci posso. Vedi che cruco. No, perché devi entrare nella casa degli altri, Sense? Ma appunto, qui è giusto. Oh mio Dio, Sense, sei un pazzo! No! Ma che stai facendo? Ma che cazzo? Non ci credo! Non ci credo! Ma che da qui? Ma che cacchio? Gliel'hai preso te? No, no, ti giuro. Non l'ho preso. Allora gli do i soldi. No! Basta!
basta, Stenz, basta! Basta, 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 basta! La cucina! Non ci credo! Basta, Stenz, basta! Basta, vattene via! Vattene via! Vattene via, sei un pazzo! Appunto! No, aspetta, non la città! È troppo veloce, è troppo veloce, Stenz! Oddio! È un folle, è un folle, è un folle. Non dovevamo farlo, io lo sapevo che non dovevamo farlo. Tu riparati casa tua, no, non ti diamo i soldi. Come? Oh, beh, questo è un problema vostro, non è mio. No, questo è casa tua, è proprio un problema tuo. Ma i soldi li avete dato a Sens. Lo so, però. Come fate spudere casa? Ho capito, ma è il calponoso che siete stupido. E che c'entro io? Hai ragione, ma Sens, devi dare la colpa a Sens. Ora buona fortuna, ciao, è un mecca. Senti, buona fortuna. Stiamo sprecando troppi soldi, ok? Non possiamo. Appunto, io vi odio, vi odio. Appunto, Crook, non possiamo ripagare casa di tua. Mi dispiace, cioè, mi fa schifo. Oh mio Dio, quanto mi dispiace per quello. Gli hai distrutto anche la cucina. Però ha anche ragione, non dovevamo dare i soldi a Sens. Ma cosa stavo pensando? Oddio, non lo so, pensavo che magari effettivamente non dovevo dargli i soldi. Dovevo semplicemente comprargli una cosa diretta, come fanno i nonni a Natale. Esatto. Porca miseria. Dovevamo comprargli, non lo so, una di quelle macchinette che passano e puliscono il pavimento. Sì, esattamente, sciamoletto. E adesso? Stupidi. E adesso cosa facciamo? Siamo messi nella cacca. E adesso nulla, adesso mi stanno anche chiamando di nuovo, dammi un attimo. Come ci sta? Pronto? Ah, è lei! Oh, sì, scusi. Come sta parlando questa tizia? Dove lascia tutti i like, tutte? Sì, certo, esattamente così, proprio come le ho detto io. Oh, come gentile, grazie. Grazie. Come? Ah, sì, certo. No, grazie, arrivederla. Ok, scusami. Okay, che cosa stai facendo? No, nulla, stavo guardando. No, sto fissando un attimo se era messo bene questa testa da zombie. Ah. Sì, secondo me. Sì. Ma con chi parli, Dolcetto? Posso saperlo? Dai, grazie. Ma te l'ho detto, Vai, grazie, Dolcetto. Posso saperlo? Ok, posso saperlo. Dai, grazie, Dolcetto. Posso saperlo? Dai, grazie. Te l'ho detto. Posso saperlo? Grazie. No. Prego. Ti prego! Senti, ma non avevamo un appuntamento di nuovo con Noob per ricontrollarti le gambe o una cosa del genere? Di nuovo? No, che non l'avevamo. Oh, cavolo, come l'ho detto. Pronto? Sì, Noob? Sì, dai, una notizia assurda! Devi venire! Ok. Ma perché miseria, ma me l'hai chiamato proprio l'appuntamento? Chi era? Noob. Era Noob? Noob, okay. Siamo qua! Che c'è, Noob? Oh mio Dio, non è te! Che cosa? Vieni a vedere. Che cosa? Guarda, te lo dico a voce, non venire a vedere niente. Allora, ho venduto il mio mecha, quello con cui ci ho lavorato per 12 mesi. L'ho venduto a 3.000 euro. Uno stupido delinquente me l'ha comprato. Non ci posso credere, è davvero una notizia bellissima. Aspetta un attimo, quindi praticamente... Chi era quello che ha comprato il coso? Si chiamava tipo No Sense, ma... Aspetta un attimo, questo nome è familiare? Sense, Noob! Gli hai venduto il mecha Sense! Oh mio Dio, non ci ho pensato! Ero così tanto preso dall'euforia che qualcuno voleva il mio mecha che non ho pensato il nome! Oh mio Dio! Quindi adesso senza il mecha? Sì, Noob! Oh mio Dio, e ecco gli abbiamo dato noi i soldi, quindi ti rendi conto? Ecco perché effettivamente la spedizione era così tanto veloce. Sciabolette, siete a due passi di distanza. Oh mio Dio, dobbiamo andare a fermare Sens assolutamente. Potrebbe combinare un casino. Quel mecha è troppo potente per la sua testolina. Hai ragione, Sens. Ma come è troppo potente? Che gli hai messo il mecha? Gli ho messo un lanciarazzi potenziatissimo. È un lanciafiamme gigantesco. Come un lanciafiamme gigantesco? Dove è andato? Queste cose? Dove è andato? È andato da quella parte. Da quella parte, tipo verso destra da Valorant. Sai, tipo dove c'è l'azienda Riot? Da quella parte. Ma mi tu davvero? Sì, è andato verso quella parte. Non lo so che cosa sta facendo. Queste cose? Ma io in realtà le creavo già da anni. Solo che ho iniziato a venderle al mercato nero. Ok, va bene, non voglio sapere queste cose, Noob. Sciabolette. Non ci posso credere. Se... No, cosa? Cosa? Oh mio Dio, che cosa sta accadendo? No. Sens? Sta andando tutto in fiamme. Sens, cosa hai fatto? Oh mio Dio. È il mio pezzo preferito di città. Sens, cavolo. Basta, Sens. No, ti prego. Sens, non puoi.
togliti subito. Oh, sciabolette, che cosa hai in mano? Togliti subito, togliti subito tutto quello che hai, Sans, toglitelo subito. Che cavolo! Oh mio Dio, che male! Scappa, scappa, scappa tanto! Ce l'ho fatta! Si è riuscito? Ma sta prendendo, stai prendendo fuoco, Sans! Oh, si è distrutto! Oh no, mio Dio! Oh mio Dio, adesso come facciamo a riparare tutto? Scappiamocene! Esatto, scappatene! Via! Scappatene tutti! Poco. Arriveranno fra poco i vigili del fuoco, sicuramente. Non è stata colpa nostra. Non ci sono telecamere qua intorno che possono incriminarci. Scappiamo! Oh, è certo, hanno preso fuoco! Cioè, veramente questa situazione è davvero da assurdi! Ma ti rendi conto? Oh mio Dio! Sinceramente no. Mai più dare soldi a qualcuno! Oh mio Dio, non ci posso credere. No, mai, mai dare soldi a Sense, principalmente. Ma poi perché mi sono... No, ragazzi, sono stato io stupido che effettivamente non ho pensato che Sense potesse essere lui. Beh, ce n'è solamente uno stupido qua nel quartiere, quello è Sense. Anche tu, noob. Comunque è stato divertente. Ce ne valse la pena. Sì, sì, appunto, quante vite, quanto hai ucciso di persone? Ha ucciso delle persone? Probabilmente ci viveva un intero quartiere lì dentro. Penso che ci dormirò sopra. Ma chi è che ha lasciato la casa mia così sporca? Ma è sempre stata così. Oh mio Dio, non ci posso credere, io me ne vado a casa. No, ma perché? Ma perché abbiamo questo vicino? Non lo so, non lo so. Ma ragazzi, io sono solamente triste perché e mi hanno passato a costruire quel mecha. Sta finito così? Noob, mi dispiace davvero tanto. No, 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 tranquillo, tranquillo. Beh, almeno hai visto che funzionava, no? Sì, sì. Ciao, ragazzi, ci vediamo. Noob. Ciao, Noob. Ciao, ragazzi, ciao. Quanto mi dispiace per Noob. Anche a me. Quanto mi dispiace per la città, dolcetta. Che dici, dovremmo dare soldi anche a Noob ora? Sì, credo che sia giusto. Noob, dobbiamo dare soldi anche a Noob. Noob, vieni qua. Certo, stiamo spendendo troppi soldi inutili. Abbiamo già speso... Lo so, però si è messo a piangere. Abbiamo speso 9.000 euro oggi. Mio Dio. Fra 3.000... Cosa, ragazzi? Aspettate, aspettate un attimo, Noob. Fra 3.000 che si è pulito il sedere Sense. E le altre 3.000 che ci ha comprato il mech. Adesso le 3.000 per ripagare Noob. Ascolta, Noob, vogliamo darti i soldi per ripagarti. È davvero carino da parte tua, Spre. Sì, lo so, Noob, è il minimo che potrei fare. Tieni, 3.000 euro, quanto costava effettivamente il tuo mecha. Grazie, Spre. Mi dispiace davvero tanto, Noob. Tranquillo, Spre. Come ha detto Sense, ci dormirò sa. Vabbè. Anche i soldi gli danno la felicità. Esatto. Allora, comunque, veramente, io vorrei potenziare questa macchina, dolcetta, perché non mi basta, non lo so, vorrei qualcosa di più. Magari, tipo, essendo che effettivamente abbiamo i soldi adesso, potrei mettergli un motore più potente. Non vorrei comprarmi una nuova macchina, capito? Ma un motore più potente magari ci potrebbe stare. Oppure non so se comprimi una nuova macchina. Quanto desiderai una nuova macchina? Ma stiamo spendendo per cose inutili. Lascia fare a me, non ti preoccupare tu. Che significa lascia fare a te? Ah, a proposito, il libro. Allora, i fan hanno... No, i fan hanno... Oh, dolcetta, i fan hanno lasciato 30.000 like, ok, nell'ultimo video di okay, quando che appunto... cosa vogliono? Che cosa vogliono? Vogliono sapere effettivamente... Vogliono sapere che cosa c'è all'interno del tuo libro che così tanto scrivi. E io vorrei sapere. Se quei like magari... No? Ma li abbiamo già superati. E li superiamo, no? Di nuovo. Di nuovo. Se lo vogliono davvero sapere, certo. Ma non vale, ragazzi. Io mi sento tradito. Io mi sento tradito. Tu ci aveva promesso. Perché? Vabbè, voi lasciateli comunque. Io... Lo lascerei il like, perché assolutamente voglio sapere che cosa cavolo c'è all'interno di quel libro. Dolcetta mi nasconde un segreto. Dolcetta mi sta nascondendo dei segreti che io devo scavare a fondo, perché lei mi ha promesso che non diventava più psicopatica, strana e squilibrata. E quindi di conseguenza questa è proprio la fine. La fine del fatto che se io non vengo a scoprire a tempo zero che cosa nasconde Dolcetta nel libro, mi mangio tutti. Vi mangio tutti, tutti, tutti quanti voi. Vi mangio. Non è vero, ragazzi, sto scherzando. In realtà non c'entra completamente nulla. Ma comunque voglio sapere che cosa cavolo c'è all'interno di quel libro, perché veramente sto impazzendo.